Il Rossini d'Oro è stato istituito dal Circolo Amici della Lirica di Rossini nel 1985 e i primi anni veniva dato ogni anno, quindi dal 85, 86, 87. Il primo premiato fu Samuel Ramey del Rossini Opera Festival. E l'idea di questo premio rossiniano, al tempo non c'erano tante cose come ora, è stata della nostra purtroppo defunta Maria Isabiscuola, che era il fulcro del Circolo Amici della Lirica. Noi cerchiamo di portare avanti questa iniziativa anche in sua memoria. È uno dei premi più prestigiosi della città, e che però non si svolgevano, veniva assegnato dal 2016, quindi dopo 8 anni, in un anno eccezionale come l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura, torna Rossini d'Oro recuperando un po' di tempo perduto con 2 premiati, un direttore d'orchestra e una cantante, entrambi straordinari, Michele Mariotti, nato ascoltando e respirando musica e Rossini da Pesaro, è diplomato al Conservatorio Rossini ed è lì una carriera a livello mondiale che l'ha portato nei teatri più importanti del mondo e anche attualmente alla direzione dell'Opera di Roma. Eleonora Burato invece è un'artista che negli ultimi anni sta avendo una carriera veramente formidabile, anche lei di livello mondiale, legata a Pesaro naturalmente in quanto grande voce rossiniana e in quanto anche protagonista però assieme a Pesaro dei 100 anni di Renata Tebaldi. È stata un po' nel comitato internazionale Renata Tebaldi, diciamo, individuata come figura chiave di riferimento, come cantante simbolo per celebrare 100 anni dopo Renata, quindi capiamo anche che tipo di importanza, quindi questa l'ha legata a Pesaro per diversi momenti, dalla grande mostra che è stata organizzata in suo onore, qui è stata presente, a tanti altri concerti. I 2 premi verranno donati nel cortile del Palazzo Montani Antaldi il 2 agosto al maestro Mariotti alle ore 18.30 e l'8 agosto a Eleonora Burato sempre alle 18.30. In questi 2 momenti ci saranno 2 musicisti, Davide Moretti al violoncello che suonerà e Raffaele Damen l'8 di agosto alla Fisarmonica.